Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Scusate ragazzi, ci sono un po' d'assenza, un po' d'astinenza da YouTube, però ci abbiamo avuto un sacco di impegni, stiamo cercando di organizzarci per bene, perché c'è un sacco di cose da fare e quindi troppe, ragazzi, si stanno accumulando, il tempo scarseggia. Però eccoci qua, non vi abbandoniamo, ritorniamo. Niente, che cosa? E questa sera mangeremo kebab insieme a voi. E Giordano è la prima volta che lo mangia. Io non ho mai assaggiato, sono stato sempre un po' titubante perché... Dice Giordano che è fatto con pelle di topo. No, non ho detto pelle di topo. Ho detto che è fatto con interiore, zoccoli, cavoli, mazzi, non lo so. Io ho visto qualche cosa che non mi è piaciuta. Qualcuno che si è indagato perché c'è stava dentro delle scricchie coli, cose strane, però... Non mi frega niente. È tutto cotto, magna e basta. Stasera magno e mi frega niente. Faccio accompagnato adesso dell'ottima Coca-Cola, ovviamente. Adesso vedremo la reazione di Giordano. Perché quindi Giordano. Reaction. Giordano è uno schifittoso, si dice così? Sì, io sono schifignoso sulle cose, raga. Invece a me il kebab mi piace tantissimo. Sono anni, ma anni che non lo mangio. Sono anche le due. Io mi sono presa una bella piadina. Giordano, il paninone. E o poi, sveglione. Cosa che non potevano mancare? Le patatine. E poi ce l'hanno fatte carine, andiamo un po' a vedere. Ah, c'è tutto... smalloppato, va bene. Vabbè, guardate. E sta buono sempre subito a magnà! Guardate qua. Wow. Qui ci ho fatto mettere il ketchup e qui la maionese. Wow, e poi vedete come sono queste patatine. Come sono queste patatine, c'ho? Un po'? Le patatine sono buone. Allora, io già ho visto che sei un attimo posata sull'incarto. Sto pensando, non mi sto il sale sulle patatine. No, non c'è sta il sale. Buono. Allora, lubrifichiamo con dell'ottima Coca-Cola, prima cosa. Capisci? Basta che poi me la bevo io questa. Basta. Tanto io, amore, bevo solo il bicchiere. Ecco, il signorzo, ragazzi, mi è mancato. Mi giri che nemmeno l'odore del ketchup mi fa schifo. Bella. Ma qual è la parte cicciona? Madonna, ma questa è un peso. Ma chi sto mangia questo? Ma è no. Matto. No, raga, non potete capire quanto pesa. Pesa una tonnellata e mezza. Dentro c'è roba, eh. Guardate che piadina. Guardate, ragazzi. Cioè, raga, per farvi capire la dimensione, metti poi vicino, mo. Che? Questa è una bottiglietta da quanto? No, bottigliettine piccoline. Da 4,50, quindi a mezzo litro. Cioè, per farvi capire la dimensione. Ma se tu metti, guarda, basta se tu metti in faccia, mo. Non ci arrivo fino laggiù perché sono basso. Per farvi capire la dimensione, fammi vedere sto siluro, mo. È enorme, proprio enorme. Vabbè, amo. A chi mangia kebab lo saprà. Vabbè, ma adesso non farò pure il video per chi è neofita come noi, che non ha mai mangiato kebab. Io già ho mangiato, ragazzi, a me piace tanto. Allora, attenzione. Voglio vedere prima a te. L'odore come va a sentire? Allora, io ci ho messo. L'odore è buono, sembra quello per me. Buono. Allora, ci ho messo dentro pomodori, insalata e maionese aiosa. Ovviamente c'è sta kebab. Ma vai, oh. Quanto sto rumore da famo? Giordano è tanto piccoletto ma quanto rumoroso in tutto. Quando beve l'acqua fa sentire la gola. Aspetta che riprovo. Amo, però fammi sapere pure a me che sto così. Non fai niente. Non tu mi piace. È buono. Mi ha tracciato matta. Sto cercando. Guardate. Matto. Tutto il ripieno dentro. Allora io mi sto cercando di concentrare sulla carne. Però non riesco a percepire proprio l'essenza della carne. Perché c'è un guazzabuglio di sapori misti. Però devo dire che nel complesso è zozzissimo e buono. Però è un bestione, ma che cazzo mangia? Quanto è grosso, enorme. Ma non te va più, lo lasci. Lo mangio domani. Non lo so che è buono.
È buono. Rodon è la prima volta che lo mangio. Io erano anni che non lo mangiavo, ma anni e anni. Nella vita mia l'avrò mangiato 3 volte. Buono, ma vero? Mi sarei creduto nelle cose che dicevi. Diciamo che le mie papille gustative si stanno studiando il sapore e lo sto intuendo. È buono, sembra misto tra un panino della porchetta, un panino della salsiccia e un panino della Simmental, una cosa del genere. Infatti ci sta maiale, che è dentro? Maiale, asino, tacchino. Vediamo. Ma non scrive come ha fatto il kebab su internet, è meglio. Mentre, ah, soprattutto mentre lo mangi. Ok, a me non frega niente, ma è buono, va. Che girano molti video, penso siano fake. Penso, credo che siano fake. Però non lo so. Amo. I controlli ce l'hanno queste persone, non è che non ce l'hanno. Amo. Sono anni che sono aperti. Dai. Non mi è morto nessuno dei kebab. Anzi, a volte mi preoccupo di più della carne della Conad e di quei vermi dentro. Mi piace. Però è una sfida proprio enorme. Cioè, faccio vedere. Amo! Ho fatto vedere proprio bene, ho fatto vedere. Ecco raga, questo qui è il kebab zozzissimo. Scavo tutto. Vabbè, poi parliamo. Questi sono miei però. Mi sono ricreduto, mi piace il kebab. No. Se poi rifà. Questo è più zozzo del panino del McDonald's, eh? No, no. Infatti avevamo annunciato che avremmo fatto uno dei mukbang più zozzi di sempre. Per noi, ovviamente. Per i nostri standard. Perché tante persone ci hanno sempre detto, ma voi mangiate poco. Noi mangiamo come mangiamo nella realtà. I mukbang alla fine sono questi. Mangiamo ma chiacchieriamo con voi. Non è che vogliono essere chissà che cosa, comunque. Io invito chi non ha mai assaggiato il mukbang, chi non ha mai assaggiato kebab come me, di buttarsi in questo sapore, perché qualche soddisfazione data. Ma se ve lo dice Giordano, se ve lo dico io che sono veramente sofisticato nel mangiare, ve potete fidare tranquillamente. Non l'ha mai voluto assaggiare, però stavolta si è convinto perché, ragazzi, questa sera dovevamo fare il mukbang del McDonald's, perché io l'ultima volta che l'ho mangiato è prima di Natale, se vi ricordate. L'ultimo mukbang è che io invece ho mangiato il ragù e lui ha mangiato il McDonald's. E perciò io risale proprio prima di Natale. Vabbè, siamo andati lì, la fila, ragazzi, oggi è giovedì, arrivava fino all'uscita. Mi detto, mo, sei ancora convinto? Ma che sei matto? Sei matto, non andiamo a mangiare kebab. Questa è stata la cosa. Ma come fai a bere e poi pure a mangiare? Non ti riempie. Ma per forza. Io non c'è. Bestia. Sì, però io la Coca-Cola la bevo all'ultimo. E posso avere il singhiozzo a te? No, vedi il singhiozzo? Dipende, non lo so per il liquid che fa. Io come se bevo mi il singhiozzo. In tutto questo, ragazzi, io sono qui, che sono le 9:11, ad aspettare il piano lavorativo sul telefonino, perché noi ci mandano il piano lavorativo giorno prima per giorno dopo su WhatsApp. Però ci ha detto che forse ci stanno qualche riposo, perciò sto fremendo di sapere se io domani riposo o no. Ne stiamo parlando del giovedì prima di Pasqua, vero amore? Sì. Venerdì santo. Domani è venerdì santo. Secondo te lavoro? Secondo me sì. Voglio essere contrastante, secondo me no. Così può essere ti riposi un pochetto. Se sto coerenti, me lo dovrebbero lasciare a casa. Coerenza al lavoro non è che vanno proprio d'accordo, però vabbè. Hai visto quando c'è gente che riposa come tutta la settimana a momenti, non si sa manco il perché. Io che lavoro tutta la settimana,
Io domani voglio riposo. Nonna, mo. È diventata una sfida contro il panino. Mo ci sta proprio la carne, se la trovo bene. Difatti è rimasto tutto a forno, raga. Ok. Mi sa che io ho gettato la spugna. È enorme. Non si può. Andiamo. Lascialo. Chilo e mezzo di roba. Buono, se lo devo dire. Per vincere contro il kebab. Mi dispiace, mi sono di parte. Mi fa rotto. Panino della porchetta. Porchetta espressamente da riccia. Perché non fare il prossimo mukbang con il panino con la porchetta di riccia? Ecco, ad esempio io non l'ho mai mangiata la porchetta. Mi ha mangiato il panino con la porchetta. Amo, se tu ti mangi il panino con la porchetta, tu stai zozzeria e te mangi più. Ma io sono lavagna. Sono anni che non mangio kebab. McDonald's, kebab, sta roba qui. Amo, fidati. Sarà uguale così, su per giù, amo. Il sapore non è così. È più buono, più saporito. Beh, la porchetta deve essere fatta bene, deve essere proprio del paninaro zozzo, capito? Quel paninaro lì che c'ha lo sugna nella piastra, deve puzzare, deve far fumo, cioè ci deve stare la gente a fila dietro, devi aspettare un quarto d'ora, 20 minuti che ti fa il panino e ci metti tutta la zozzeria fresca. E poi il frigorifero deve essere giallo, se no non c'è gusto. Perché? Perché io ho visto quelli che c'hanno il frigoncino giallo, fanno i panini più buoni, vediamo che dobbiamo fare. Basta. Sorta dentro te. La pedina è molto più leggera del panino. Il panino è proprio tutta la mollica. Quindi. Comunque ragazzi, come state? Cosa più importante? Noi tutto bene? Per chi si fosse perso l'aggiornamento, Samantha ha trovato lavoro. No, ho trovato. Sono rientrata nel mio vecchio lavoro. Ha trovato lavoro. No. Sono rientrata nel mio vecchio lavoro. Lavoro. Aaron sta dormendo, ma tutto a posto, bello in salute. Parla, dice parolacce. No, parolacce ne dice. La mattina sta tipo da solo con Giordano un'oretta. È pomeriggio, altri 40 minuti. Chissà che gli fa quel pappagalletto, amore di mamma. Ma adesso finita pure la Coca-Cola, io ancora devo bere. Io non so. Forse, guarda, io ce l'ho ancora lo spazio per mangiarmo tutto. Però non voglio eccedere. Quindi un altro mozzichetto io glielo darei, sì. Io glielo davo qua. Qua, al centro proprio, brava. Ragazzi. Proprio al centro, proprio, guarda, zozzo. Allora, dunque, visto che è un po' che non ci sentiamo, se voi ci avete qualche novità, qualche bella notizia, qualche cosa così, mi raccomando scrivetecela sotto, perché a noi ci fa tanto piacere sapere di voi. Quindi scriveteci sotto nei commenti, novità, che ne so, cose particolari, e fidanzatini, e fidanzatine, tutte queste cose qua che a noi ci fanno tanto piacere, ci piacciono tanto. Cinghiozzo! Vabbè, noi per digerire sta roba ci hanno il limone e ettolitri. Ma no, bevo qua due tre rottini. Sì. Però io rottini faccio a muovino, separato da sede. Bravo, dopo. I rottini facciamo gli fa agli uomini. Mi sono svergognato. Ma tu mi guardi? Ciao, attaccato al palato. Che non so se, non ho capito se ce l'ho attaccata al palato o se è proprio il palato mio che è fatto così. Una foglia di insalata. Insalata. Ma io ce l'ho insalata. Ma io volevo accettare l'insalata attaccata al palato. Quanto è strano, ragazzi. Hai visto la rappatura della macchina? No, uguale, sul palato. Comunque, come che fate a Pasqua?
Io a Pasqua sicuro lavoro. No, a Pasqua. Aia. A Pasquetta lavoro, sicuro. Già mi hanno detto. Infatti ce l'avevo insalata. Eh? Insalata? Qui. Ma che è? Pomodoro. No, ma a me mi sta a fa schifo. Senti, raga. Allora. A buccia il pomodoro. A me mi fa schifo. Allora, ci vediamo. C'ho la rappatura, avevo. Ah, ma mi fa schifo a me, però. Ok, così. Era attaccata. Non mi fa schifo. Mi fa schifo. Faccio così a lui, se ne va. Forse si vede da lì che faccio così. Che ne so, sì, si vede prima. Che lingua liscia, è quello liscio è casino. Allora io adesso voglio il pezzetto tuo in questo momento mentre facevi così. Eccolo. Fuori onda. Riardo, eh. Tu sei brutto, mortacci tua. Non è schifo. Comunque ragazzi, allora noi ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video, mi quale raccomando. Non ci sarà, quando non ci sarà, però non vi abbandoniamo. Non si sarà, non si sa. Al prossimo video, e quando? Non si sa. Dove? Non si sa. Perché? Non si sa, però state sicuri che noi ritorneremo. Quando? Non si sa. Dai, basta. Vabbè ragazzi, un bacione, mi raccomando, scusateci ancora la nostra assenza, ma ritorniamo sempre più forti che mai. E siamo tutti chicchirini. Quindi vi saluto a tutti quanti, chicchirini e chicchirine, e un bacione. Ciao. Ciao.